Eccoci ora con il Fabbro e mentre ci apprestavamo a riprenderli vedevamo il nostro Fabbro storico Giovanni che era un po' arrabbiato. Beh, lui quando viene interrotto dalla sua opera un po' si arrabbia nel senso buono, perché lui veramente dobbiamo ringraziarlo che, per essere anche qui quest'anno, perché comunque sa, l'età avanza per tutti, quindi però stare al freddo. Però lui è così legato al nostro presepe che in tempo reale lui attraverso la forgia e poi l'incudine forma il ferro, produce diciamo quelle forme, dà forma a un pezzo di ferro diciamo trovato così per caso, riesce a dargli una forma attraverso l'incudine, battendo il ferro all'incudine. Una tradizione storica la sua, tanti anni di lavoro. Beh, sì, sono nato nel lavoro insomma. La vedevamo un po' arrabbiata, cosa è successo? Sì, perché guardi, io voglio stare solo, perché solo è meglio di malaccompagnato. Non vuole gente che la confonda, che la distragga? Ma certo, perché è un lavoro, si fa male, poi dopo il responsabile sono io. E scusi, o no, penso che sia un ragionamento valido. Vedete? Perché ognuno di loro si mette al posto loro. A posto loro, sono tanti posti qua che fanno le tradizioni qua, ecco. Vedete, queste sono pillole di saggezza popolare.